Buongiorno a tutti. Siamo all'autogrill di Afi, questo bel tramonto oggi ce lo regala Afi. Parte un altro grande giorno. Siamo con il Dega, nonostante la neve, nonostante il ghiaccio, a fare qualcosa di interessante a Genova su Semket. La prepariamo perché la prossima settimana si parte. Quindi via. Stefano, sei Fuoco pronto? alle polveri, daghe, Daghe. all'attacco. All'attacco, se parte, ciao. Qua con il Dega, buon appetito, il filtro l'abbiamo comprato, la girante l'abbiamo comprata, siamo a Voghera. In mezzo alla nebbia Un panorama stupendo. e si pranza così oggi, al sacco, al baule. E siamo passati qui a Voghera per prendere questo, la girante e il filtro olio. Così siamo a posto, abbiamo finito i soldi, pranzato, mettiamo il filtro olio, la girante, ma non abbiamo i soldi per il gasolio per partire. Beh, noi partiamo a vento. Comunque qua dalla nebbia intanto è tutto, continuiamo con il viaggio. Io, il Dega, che guardate il cappellino del Dega, cioè io l'ho perso il mio. Cioè, è troppo bello. Boh, Gambir Weiter, andiamo avanti vuol dire. E oggi la Liguria si presenta così, sembra il Sud Tirolo, caspita. Innevata completamente. Masone oggi sembra la Val Gardena, ragazzi. Masone innevato, guardate che bello. Ultime volte al Castelluccio, 500 kg per Stefano. Aspetta che ti aiuto Stefano. Ma sei carico anche E ci siamo messi subito all'opera perché tra oggi e domani dobbiamo mettere in condizioni la mia amica Samcat di partire. E così oggi mi sono portato il meccanico dell'equipe. Lo sapete che noi abbiamo un Manca meccanico. poco. Manca poco la partenza. E ci sono alcuni che seguono il canale che mi hanno detto: siamo stufi del porto, Giorgio, quando parti? E io li capisco, cioè nel senso che figuratevi quanto sono stufo io del porto. Però ragazzi, dovete avere pazienza. Anche l'anno scorso, quando ho rimesso in acqua Paloma, prima di rimetterla in acqua vi ho fatto 40 video di come l'abbiamo progressivamente messa a posto per portarla perfetta al mare, per poi portarla alla vendita, cioè alla cessione di Paloma, diciamo, perché se si parlasse di incremento, si parlasse di realizzo, di guadagno, non c'è guadagno. Una barca non conviene mai spendere soldi per rimetterla a posto quando la devi rivendere, perché spenderai sempre più di quello che prendi, almeno che non fai un lavoro così su due piedi e improvvisato. E allora per fare un vero restauro spendi di più di quello che è il valore della barca. Faccio un esempio: se oggi voglio restaurare una Simca degli anni 70, degli anni 80, ok? Spenderò per rimetterla a nuovo di carrozzeria, dell'allestimento, dei divani, degli accessori, dell'elettronica, spenderò sempre più di quello che sarà il valore effettivo della Simca, che non ha mercato nel mercato d'epoca. E quindi magari spendo 5.000 euro per una macchina che ha valore commerciale di 10 euro in passivo, però. E così è anche per le barche. Quindi se io restauro una barca lo faccio per me, per tenerla. Se la devo vendere spenderò sempre meno andarla a cercare messa bene, senza infiltrazioni, senza lavori da fare o con poco. Spenderò sempre meno, ve lo dico io che ho restaurato una roba tipo 20-25 barche. Quindi ecco, quindi io parlo di cessione quando parlo di ho venduto Paloma, cioè la do a un altro che se ne dovrà prendere cura. La prossima settimana partiamo e dal mare, come sempre, sarà tutta un'altra cosa. Intanto mi godo quest'alba di Genova.
una delle ultime albe di Genova di quest'anno, ma tornerò, da questo vecchio palco scenderò. Ora so che quello che cercavo già ce l'ho, inseguivo i sogni miei, ma il mio sogno siete voi. Tornerò, 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 tornerò. Inseguivo i sogni miei, ma il mio sogno siete voi. Ora so, tornerò, oh, tornerò, oh. Scusatemi se ogni tanto viene il musical dentro che c'è in me. E Stefano, mi chiedono se partirai anche tu con noi. Ma certamente. Per il grande trasferimento. Ma certo. Ecco, quindi se lo dice lui è fatta. Comunque siamo passati per Masone, 30 km fa c'era un bel po' di neve e qua i soliti 17 gradi, per farci capire che insomma qua a livello del mare è tutta un'altra roba. Come si dice in Veneto? Giusto. È tutta un'altra robetta. Una robetta, roba. Raga, io mi metto al lavoro, sennò non faccio niente. Ci vediamo dopo, ok? Dai. Io e il Dega ci buttiamo sotto. Gedemo, Daghe, Sagra. Ciao. Sì. Viene? No. Apro ancora. Ma la fascetta riesci a tirarla su? Sì. Se te la fascetta la tiri su, sai? Sì, sì, vedi. Ok, boh, adesso in teoria. No, gira il tubo però, così. Lo so. Dovresti mettere. Viene, si spacca. Taglialo allora. No. Sì, sì. Taglia, taglia. Ma no, dai che l'hai lunga misura. No, madonna, te che hai 8 metri. Comunque alla fine il tubo l'ho tagliato e ha vinto il Dega, ovviamente. In effetti saremmo stati lì altre 2 ore. E non era il caso. È stato un intenso pomeriggio di lavoro. Tra l'altro rannicchiati così nella sala macchine di Semket era piuttosto faticoso e impegnativo. Sapete ragazzi, in un entrobordo è difficile mettere le mani. È difficile arrivare dappertutto, anche alla pompa dell'acqua. Così, per non smontare la puleggia, abbiamo adattato delle chiavi e con la Flex abbiamo tagliato quegli attrezzi che poi ci hanno permesso un più facile accesso a quelle parti così complicate da raggiungere senza dover smontare la puleggia ed altre parti troppo complicate. Sapete ragazzi, una pompa che lavora in contesto marino, con acqua salmastra, che non veniva aperta probabilmente da 10 anni, diventa un tutt'uno con gli elementi circostanti. Ossido, ruggine, la rendono una sorta di piccola fortezza invalicabile. Infatti abbiamo dovuto poi forare con un trapano le viti ed è stato un lavoro lungo e complesso. Questo particolare motore ha una pompa con doppia girante ed è un po' complicato di assemblarlo. Infatti una girante serve per i servizi, cioè per la pompa di sentina manda un tubo d'aspirazione alla sentina e l'altra girante invece serve per il raffreddamento del motore, aspira acqua e la rimanda insieme ai gas di scarico fuori dalla barca. Quindi abbiamo cambiato le due giranti e stiamo riassemblando la pompa. La montiamo, rimontiamo la marmitta, che è questo tubo flessibile che ho comprato nuovo, e attiviamo il tutto. Ok, ci siamo. Se dice ci siamo vuol dire che ci siamo, eh? Prima abbiamo fatto la... Ok, allora mettiamo dentro quella girante lì. Uno. Qua. Siamo a posto. Okay.
fissano. Mettiamo un po' di olietto. Ecco. Ok, allora. Uno. Mi raccomando ragazzi, il consiglio che voglio darvi è: quando smontate la pompa della girante del vostro entrobordo, dovete ricordarvi di segnare bene le due parti a contatto, così non perderete la simmetria della pompa, che dopo sarebbe veramente difficile da ritrovare, dovreste andare a tentativi. Comunque Stefano ha una mano di meccanico esperto, lui è il re delle Vespe. Un signore mi ha chiesto se fosse un meccanico marino, magari per fare un po' di ironia, ma non sanno quanti motori entro e fuori bordo ha smontato questo ragazzo. Quindi nella sua manualità io ritrovo la professionalità e la manualità che aveva mio padre, ed è bello vederlo lavorare. Bene. Ma adesso siamo davvero stanchi, andiamo a farci un giro a Genova e poi buonanotte e a domani. Un nuovo cuore artificiale. Buono? Eccoci qua ragazzi, allora, colazione su Samcat, tanto lavoro oggi, ieri. Ma soprattutto si mette mano alla pompa, l'acqua, le giranti cambiate e si rimonta il motore. Poi si prova e poi vediamo come va. Comunque guardate che sierra che ho, come dice... Che sierra! Come dice Stefano, che sto chiamando Claudio da 3 giorni. Eccolo lì. Buongiorno! Buongiorno, ecco. Abbiamo una sierra, mi ha appena detto, ma ti vuoi fare un video con sta sierra? Io ho detto, che cazzo è la sierra? Sierra, sierra madre sud, sierra, sierra madre. Io conosco quella sierra, la campagna madre del sud. Ecco, quindi nel disordine più completo, nel casino più completo, tacchemo, tacca banda all'attacco. Io, Stefano, ho detto Claudio, saga. Recupero della passerella old school. Madonna ragazzi, ne sei una più del diavolo. Comunque qua Marco, Antonio, ragazzi, Bauco. Io sto facendo lezioni di Veneto meravigliose, come si chiamava la faccia, la Sarea, no dimmi, che sierra che hai, cioè la sierra, ah la sierra madre, e insomma dai, manca poco, sentirete il motore acceso, manca poco. Quando lavori su una barca il manca poco è davvero relativo, credetemi, non manca mai poco. Certe volte solo per cambiare un piccolo pezzo ci metti ore e ore e ore. Devi adattare, come abbiamo dovuto adattare questo tubo che abbiamo dovuto scaldare con un cannello per far entrare nell'imbocco. Ovviamente quando si lavora su materiale così antico è tutto da riadattare. Tutto praticamente da inventare, e noi abbiamo inventato. Vai l'acqua! Ecco, vorrei invecchiare.
Quindi, come avete visto, il motore è partito, l'acqua esce come flusso e raffredda il motore, non esce come vorrei io, non esce come dovrebbe, quindi adesso la prossima volta proverò a liberare meglio le prese a mare da sotto, perché mi sono portato una muta e voglio scendere io per liberare eliche e prese a mare, perché l'acqua deve avere assolutamente più flusso, la girante è nuova, quindi deve uscire meglio l'acqua. Però ci siamo arrivati. Io monto lo stesso una staffa dietro, perché mi porto comunque per il viaggio un fuoribordo di riserva, che non si sa mai. È vero che c'ho il vento, mi ho alleato, c'ho le vele, però la barca non è ancora pronta per navigare a vento pieno, a vela piena, con la randa su. Ci sono troppe cose da fare ancora. Devo star qua 4 giorni e finire, quindi lo farò la prossima settimana, anche perché dovevo lavorare in questi giorni e sono andato a casa mia a Bolzano. Stefano è stato grande, come sempre, abbiamo lavorato tanto in due sotto la barca. Il lavoro che dovevamo fare l'abbiamo fatto e adesso sta solo nel rendere tutto più efficiente possibile. Qua è una questione di efficienza, quindi dovrò soffiare un po' i tubi col compressore, pulire un po' con l'aceto le parti ossidate e poi avere la forza per fare l'ultimo step che mi porti a salpare qua da Genova e lasciare questa bellissima marina del Castelluccio, lasciarla alle spalle e andare avanti per la mia grande avventura. Ma ringrazio davvero tanto tutti voi che mi avete aiutato a sopportare tante cose, e la stanchezza e tutto, la vostra voglia di essere con me, e soprattutto grazie per esservi iscritti al canale. Iscrivetevi ancora in tanti, perché siamo un team grandissimo. Adesso farò una grande festa ai nuovi 1000 iscritti e farò un qualcosa di speciale. Grazie a voi, grazie a Stefano che ci ha messo l'anima, e tra poco si parte. Ecco ragazzi, allora io e il Dega stiamo andando a casa, cioè a casa. Qual è casa mia? Semket o la casa in quattro mura dove vivo? Non lo so, comunque stiamo andando a Bolzano e stiamo partendo da Genova abbastanza insoddisfatti, perché vi ho messo nel video l'acqua, quanta acqua scaricava la nuova girante, e a noi sembra poco. Quindi chiedo a voi, che siete più esperti di me, ditemi, secondo voi è troppo poca l'acqua che faceva girare? Inoltre veniva fuori abbastanza bollente l'acqua, perché non so se avventurarmi con quel motore o se dover montare un fuoribordo come motore principale, ma in tal caso prova a specificare anche il tipo di motore. Mi servirebbe almeno un 10-15 cavalli. No, ma anche quello interno. Ah, io c'ho un drop-in. Il motore è un drop-in diesel 12 cavalli, che sarebbe il motore marino della Renault drop-in. Io ho fatto la foto della targhetta. Della targhetta che mettiamo su in descrizione. Ditemi una cosa, se è normale scarichi così poca acqua? Certo, quando acceleri ne scarica di più. Altrimenti, se qualcuno ci volesse aiutare e imprestarci un fuoribordo da 10-15 cavalli, cioè qua in zona Genova. Sì, da Castelluccio, devo andare fino a Lavagna, quindi 25 miglia marine, allora sarei lieto. Sì, o almeno sai, vai fuori con quello. Sì, vado fuori con il motore normale, però se vado a scala magari faccio frullare il fuoribordo. C'è anche il vento, ma non so se quel giorno troverò vento. E quindi se qualcuno volesse prestarmi un 10-15 cavalli, anche 20, grandi, io sto montando una plancetta di poppa, comunque l'avrei messo un piccolo fuoribordo come motore di rispetto. Quindi fatemi sapere ragazzi, allora fatemi sapere per piacere se è normale che butti fuori così poca acqua quel motore lì, perché io negli altri intro bordo ho visto flussi sempre più importanti, giusto? Può darsi, perché se il motore non è che sia tanto grosso, però
piuttosto di andare a rischiare che esploda è meglio chiedere, esatto. Perché esattamente allora, non riusciamo a trovare, esatto, fatemi sapere, il mandolo, ragazzi, della matassa. Siamo ancora a Masone, siamo ancora in Liguria, il termometro è andato giù di 7 gradi, incredibile, da livello del mare a qua. In ogni caso vi salutiamo, io e il Dega. Ciao! Ciao, grazie di aver visto questo video e questa volta sono tutto orecchi per sentire i vostri consigli, va bene? Ciao ragazzi, ciao da Giorgio, il Dega e il mare. E ce l'ho fatta arrivare in tempo. 4 ore e mezza ero a Genova ad aggiustare la mia Samket e adesso sono in campo dalle 9 alle 11 ad allenamento con la mia Juniores. Eroica giornata, eh? Buonanotte ragazzi, ce l'ho fatta.